Piano sbagliato da Naba. Anche questo qui è un altro dei videogiochi, sempre dallo stesso sito del gioco Light Switch, quello, l'interruttore della luce. Ma questo qui sembra che abbia addirittura una grafica stupenda. Io probabilmente mi cagherò. Però vabbè, iniziamo. Cosa sta succedendo? Giravolte. Ah no, che cazzo. Si è buggato, credo. Forse è il controller. Si è collegato al controller, forse. Ok, non fa più le piroette. Peccato, era abbastanza bello. Ma com'è? Che figa! Figa se è bella la grafica. Come non posso aprire le porte? Forse devo trovare un piano specifico. Il gioco si chiama piano sbagliato. Cerchiamo in un altro piano. Meglio usare l'ascensore. Ok. Buongiorno ascensore. Arrivi? Non arriva? Arriva. Buongiorno. Ci sta mettendo un pochettino. Ah, buenas dias. Come stas? Portami al mio piano. Non so quale sia il mio piano. Io ho cliccato a caso. Spero che vada tutto bene. Oddio, ma posso vedere il mio corpo. In pochissimi giochi c'è sta cosa. Anche se vabbè, non c'è l'animazione di girare intorno. E mi sa che l'ascensore si è un pochettino messo male. Oddio, cosa fa? Raga, io ho premuto L. C'è la terza persona. Che cazzo c'ho dietro? Non c'è più. L serve per controllarmi dietro, mi vuoi dire? E sono in cantina. Dammi una torcia perlomeno. Se premo di nuovo L, c'è qualcosa dietro di me. C'è ancora qualcosa. Che si fa qui? Ho cliccato, non so che cosa ho fatto. Ok, sto spostando la lampada e c'è un corridoio. Tra l'altro quello che c'ho dietro non c'ha l'ombra a quanto pare, però è ancora lì, è ancora lì. Vediamo. Solo questo, cioè non vedo niente. Ma proprio niente. Tra l'altro qui sta gocciolando. Ma perché ho scoperto sta cosa della L? Non era meglio se non lo scoprivo e basta? Allora, vediamo. Qui c'è qualcosa per le emergenze. Ok, posso spostarlo ancora forse? Ma mi sta guardando? No, ok, non mi sta guardando. Posso girarlo verso quel lato. Ok, c'è una porta che non si apre. Beh, si è messi bene, mi dicono. C'è qualcosa qui per caso? Un interruttore? Devo accendere il generatore dell'ascensore. Ma come? Non c'ho manco una torcia, scusi. Ok, c'era un suono strano e se n'è andato. Posso andare per di qua? Mi addentro nel buio, magari guardando così. Quanto in là posso andare? Mi sono fermato già. Non so che cosa devo fare. Semplicemente questo, non so che cosa devo fare. Provo ad entrare qui. Ok, sembra che ci sia una luce. Ok, vabbè, è un verso di un topo. Tu non sei un topo, però! Che cosa è successo qui sotto? Colpa tua, vero bastardo? Guardalo lì che bello. Ma c'ha gli occhi rossi, vabbè. Cioè, io non sto capendo più niente, guarda. Io continuo a seguire le luci che ci sono. Spero che mi portino in un luogo bello. Ah, posso correre, ok. Manco per camminare lentamente come una meba. Cazzo era quello? Posso prenderlo? Scomparso? Qualunque cosa ci fosse. E posso muoverlo in giro così. Wow, figa, come torcia. Sta cosa qui non... No, ok, non si apre. Posso aprire qualcosa per caso qui intorno? Ci sono negli occhi. Ma che cazzo sta succedendo qui? Ok, vediamo di tornare indietro. Non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto per niente. Vediamo di tornare indietro. Questa porta qui è chiusa. Cos'è sta musichetta? Sti rumori di sottofondo? Guarda, spero che sta torcia non si scarichi mai. Oh, mai. Mannaggia te, che stai dietro di me. Allora, vediamo. Possiamo entrare qui per caso adesso? Sì. Cosa sta succedendo qui? Ok, lì è tappato. Cioè, è sbarrato con delle assi di legno. Che sta succedendo? Buongiorno. Sembra che qualcuno vivesse qui. Che brutta cosa. Che si fa?
Niente, non posso aprirli questi, vero? No. Oddio, cola, cola, dai, una Coca-Cola mi farebbe davvero comodo. Non voglio rimanere qui, sì, a quanto pare qui ci viveva qualcuno. Non sappiamo che fine abbia fatto. Può essere rotto con un piede di porco. Attenzione, un maniaco estremamente pericoloso. Ah, bel conforto. Però qui sembra che non ci sia niente. Bro? Bro? Mi ha sfondato la porta? Mi vuoi così bene? Grazie, guarda. Perché lo stiamo seguendo? Se devo scappare, io chiudo il gioco, vi saluto e vaffanculo. Ok, qui è chiuso. Se sto zitto è perché c'ho un'ansia incredibile. Io non lo cago. Ok, lo ignoro. Non mi ci avvicino a quella merda. Buongiorno, che c'è qui, mo? Il codice è dietro la... il cabinet rosso. Minchia, devo tornare indietro. Oh, rimetti la musica, bastardo. No, raga, ma perché lo sto facendo? Non so manco dov'è quel cabinato rosso di cui mi parla. Sto sudando come un bastardo. Dov'è? Boh. Qui, no? Dove lo vado a trovare, mo? Dimmi che è qui da qualche parte. Forse è qui? Questo? Non è questo. Cosa è? Cabinet. Red cabinet. Questo qui non c'era prima. Buongiorno! Porco... dietro. Qui dietro. Dio. Cane. Dov'è? Dov'è sta roba? Non so dove sia. Per di qua. Dove c'è il morto, forse. Cazzo sta succedendo? Qui è chiuso. Il fatto che quando corro mi abbassa la torcia fa cagare in mano tantissimo. Non c'era sto sangue prima, beh? Qui dietro. Qui ci sono gli occhi. E qui dietro non lo so. Qui? Qui. Prendilo, prendilo. 066. No, 1990. È al contrario, 1990. Mi sono cagato all'estintore. Come cazzo è possibile? Sento dei passi poco rassicuranti. Oh, ma porco di un due. Perché ho deciso di iniziare sto video? 1990 per di qua, no? Tra l'altro prima quel jumpscare, Dio madonna. Vedere quel jumpscare che mi ha fatto cagare in quella maniera. Che cazzo è? Aiuto. Vedere quel jumpscare che mi ha fatto cagare in quella maniera. Adesso ho paura di girare ogni singolo angolo. Cazzo. Cazzo è sta musica? Sbrigati. Ah, mi tolgo le cuffie. Ah! Cosa è successo? Mi rimetto le cuffie. Tutto ok? Ok. Ok, non mi sto per niente cagando, come si fa sta roba? Ok, 1, 9, 9, 0, ma quanta pussy sono stato nel levarmi le cuffie per davvero? Non c'è nessuno. Non muoverlo, Dio. Allora, c'è una sega, non so che cosa mi serva. Qui piedi di porco, il piede di porco preso. Nient'altro qui dentro, vai, che mi può essere utile. No, andiamo a togliere quelle barre di legno. Sperando che non succeda niente. C'era già quella luce rossa? Allora, guarda, non guardo nemmeno in quella stanza. Si è appena sfondata sta porta, guarda, manco entro. Ma chi ti caga, scusa? Perché dovrei entrare in una stanza rossa dove sembrava ci fossero... dove ci fosse il sangue colante, scusa. Allora,
Ritorniamo qui. Grande, grandioso. Ok, qui c'è il generatore dell'ascensore, vero? Grande. Soltanto questo devo fare, giusto? Torno all'ascensore, finisco il gioco, me ne vado. Minchia, sto pezzando. Ciao, bro. Spero che tu faccia una bella permanenza qui. Aprite ascensore dietro le mie spalle. Lo continuo a guardare, io non ti mollo. Non ti mollo di vista. Se mi si spegne la torcia scler... Ascensore, sbrigati. Sbrigati. Sto qui enorme. Non mi giro io. Ok, sono entrato in automatico. Clicca, 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 clicca. Fine. Così, così, ok, 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 mi va bene una fine così, mi va bene, mi va bene. Quel jumpscare mi ha fatto cagare in mano, ho avuto paura per tutto il gioco che ce ne fosse un altro. Tua madre è molto brava, le voglio bene, seriamente. Niente, basta, fine, fine, scritta fine, non c'è più niente da fare, giusto? Il nostro protagonista... è salito dall'ascensore, ha detto vaffanculo a tutti e se n'è andato. Ok? 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 Comunque ragazzi... sto... non so se ridro o piangere, Dio cane. Ah, quante parole ci ho detto in questo video? Forse troppe. Spero che il video vi sia piaciuto. Mettete like, iscrivetevi. Noi ci vediamo alla prossima avventura horror. I pannononi mi so, li dovevo prendere quando li ho l'ho detto nell'altro video horror. Li dovevo prendere, cazzo, sono pieno di merda nelle mutande. Vabbè, ciao ragazzi.